c'era proprio. Immagino che lei in questi giorni abbia cercato un attimo. Sì, io guardavo intorno, ma non potevo pensare che fosse, anche perché lo stavano cercando in questi giorni lungo il fiume, quindi sì, sì, si pensava che stesse più a valle, e invece no. Cosa gli ha detto la collaboratrice dell'asilo quando l'ha avvertita? Poi ho chiamato i carabinieri. Cosa ha detto la collaboratrice quando l'ha chiamata? Mi ha detto: guarda, vieni qua perché mi sembra che c'è qualcosa di brutto. E poi io purtroppo ho dovuto constatare che era proprio così. Buonasera signori, avete pazienza. Questo è un asilo questo qui? È un'associazione culturale. È possibile definire la fattoria didattica? La presidente sarebbe più in grado di definire come è collocata questa associazione culturale. Comunque è frequentata da bambini che vengono. Anche da adulti. Che pagano. Sì, sì. Scusi, lei è proprietario del terreno? Sì. Come si chiama la fattoria? Preferisco eventualmente che sia la presidente a rilasciare dei dati che riguardano comunque lei. Grazie. No, mi hanno chiamato come proprietario del fondo quando l'ho visto. È stata una collaboratrice dell'asilo a ritrovarlo, così ci è stato riferito. Sì. Mi ha chiamato. L'avete trovato il corpo? Nome e cognome? Vedete Alberto, lo shock anche dei proprietari del cammino. No, no, l'associazione culturale. Ha visto lei? Sì, da lontano. Sì, da lontano. Non era possibile, c'era il fango. Non si capiva, era difficile riconoscerlo, insomma, da lontano. Lei è mamma? No. Che sensazione si prova una donna in questi casi? Non è facile. Io sono infermiera, ma non è la stessa cosa. Qual è il suo nome? Sandra. Sandra. Suo marito? Grazie. Alessandra. Grazie Sandra.